Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, piemontese di Saluzzo ma di origine emiliana, appartiene a una famiglia di militari dell'arma. Dopo gli studi universitari entra in carriera come sottotenente di fanteria, ma ci rimane poco. Rientra dal Montenegro, passa ai carabinieri e all'armistizio non si arrende ai tedeschi e campeggia nelle Marche, bande di patrioti. Attraversa le linee e ritorna al nord col corpo di liberazione. Poi il capitano Dalla Chiesa viene mandato in Campania a combattere il brigantaggio. E pochi anni dopo va volontario a Corleone come comandante di squadriglie. Attraverso una indagine minuziosa, Dalla Chiesa individua gli assassini di Placido Rizzotto, il segretario della Camera del Lavoro di Corleone. Nel 1959, tenente colonnello, viene destinato a Milano, ma torna in Sicilia nel 1966. È di quei giorni l'arresto di 114 capi mafiosi, comincia poco dopo la strategia del terrorismo. E il generale Dalla Chiesa è a Torino, al comando della prima brigata. Nell'agosto del 78, 3 mesi dopo la tragica conclusione del caso Moro, il ministro degli interni Rognoni decide di affidargli l'incarico di superinvestigatore nella lotta al terrorismo. Il resto è cronaca. In un discorso lei ha accennato, riferisco tra virgolette, alla lotta con i denti, alla rabbia del resistere, alla gioia di dare, di donare senza chiedere, alla rinuncia per tutta la vita agli affetti più cari. Lei si riferisce al discorso celebrativo che io tenni il 5 giugno ultimo scorso in occasione della festa dell'arma. Lei non deve dimenticare che nei mesi precedenti i nostri sottufficiali erano stati barbaramente assassinati. Bene, io dopo questi gravissimi eventi non ho avvertito la minima flessione in nessun reparto e tantomeno in quelli più direttamente interessati. Non ho udito neanche un gemito uscire dalle sale operatorie e ho visto esaltarsi la dignità sulla pelle di queste vedove. Io ritengo che fosse doveroso in quella circostanza, di fronte a una prova così virile ed edificante, dare un riconoscimento a quegli uomini. La chiamano il Piemontese di ferro, perché? Se si tratta di attingere alla coerenza, alla costanza, alla perseveranza, all'amore per l'ordine e per lo Stato, io sono lieto di essere definito piemontese. Però è anche vero che di tanto in tanto vengono in superficie l'estemporaneità, l'impulsività, la fantasia, la trasparenza, anche un po' di humor, che tradiscono le mie origini emiliane. Dicono che lei è poco portato a collaborare, che tende ad agire da solo, è vero? No, non è vero. È vero nella misura in cui preferisco lavorare con chi, da persona responsabile, ama il suo lavoro ed ama soprattutto il riserbo. Ci sono stati dei momenti nei quali ha avuto paura? Eh sì, ci sono stati e forse più frequenti di quanto non si pensi, e cioè quando ho dovuto impiegare dei collaboratori che sapevo che andavano a rischiare la vita. Quando poi sono in ufficio e giunge il suono del telefono, allora guardo il Cristo perché non so mai che cosa può arrivare. Quante volte lei si è sentito sconfitto? Quando avevo ragione e ho dovuto sacrificarla. Come affronta la sconfitta? Ma quando ero più giovane, con rabbia. E da qualche anno invece con maggiore serenità e anche andando ad analizzare gli errori compiuti. Però mi è capitato, mi capita talvolta, di mettermi tranquillo in riva ad un fiume ad attendere. Ha dei rimpianti? C'è qualcosa che avrebbe voluto fare e che non ha potuto fare? Non ho rimpianti, avrei voluto soltanto che quello che era il mio lavoro non venisse
a costare molto per i miei affetti. Chi sono i suoi amici? Personalmente amo i giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona, hanno gli occhi puliti e ne sono spesso ricambiato. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi, di ieri, di ogni ordine e grado, anche quelli che non sono più. Grazie. E abbiamo così finito questa dolorosissima operazione.